Con coach Andrea Nicolai, dopo la prima partita stagionale per la sua Fiorentina Basket e dopo la prima vittoria stagionale contro Cecina, vittoria 80-75, ma che gara è stata? Ma una gara difficile che temevamo molto prima dell'inizio, perché Cecina è una squadra con tanti buoni giocatori di questo livello e con un fuoriclasse per la categoria come Mario Gigena, che infatti ci ha messo molto in difficoltà nonostante fossimo preparati. Il suo talento ha tirato fuori dal cilindro delle cose veramente particolari che ci hanno messo in crisi soprattutto all'inizio del quarto quarto. Siamo stati bravi a reagire, siamo stati bravi a sopperire all'assenza di Alessandro Grande, che è il nostro primo titolare. Abbiamo vinto una partita contro una diretta concorrente per i playoff, sarà una partita preziosa. E soprattutto abbiamo bagnato con una vittoria all'esordio, che è sempre una giornata particolare, piena di insidie, soprattutto emotive. Hai fatto riferimento a Grande, che appunto era assente, però insomma hai avuto anche ottime risposte poi da chi è arrivato a sostituire Grande e non solo dal roster in generale. Ti chiedo un commento anche sulla prestazione di un singolo come Bay. Sì, Simone fra l'altro è stato encomiabile, perché era in difficoltà fisica per problemi alla schiena, in settimana non si è quasi mai allenato, invece ha fatto una partita di grande energia, la sua voglia di vincere ha contagiato tutti e ha fatto la differenza con 12 rimbalzi che per un esterno sono veramente importanti, ma anche gli altri, lo stesso Mazzucchelli ha sostituito bene Grande. Credo che sia stata una vittoria del gruppo. Abbiamo bisogno che i ragazzi più giovani, gli under, diano un apporto più concreto, perché ecco, soprattutto quando c'è delle assenze diventa difficile le rotazioni, c'è il rischio di stancare troppo certi giocatori. Questo è una cosa su cui dobbiamo migliorare. Lo sapevamo che avevamo fatto delle scelte su ragazzi molto giovani. Insomma, siamo qui per lavorare, allenarci e migliorare. Comunque l'obiettivo mi pare che sia quello di ampliare un po' la rotazione. Certo, a me piace giocare a 10, 11 o anche 12 giocatori, però bisogna che chi va in campo renda, perché non è che il campionato è finito, si gioca al campionato, bisogna vincere le partite e quindi sta in campo chi se lo merita, giovane, vecchio, anziano, ma bisogna rendere. Ultima domanda, coach, a proposito anche del prossimo impegno contro Blue Card San Miniato, cosa ti attendi e quali sono le insidie che potrai affrontare con la tua squadra nel prossimo match? Ma San Miniato ormai è diversi anni che rappresenta una delle trasferte più difficili di questo girone A, una squadra che l'anno scorso è arrivata terza, sono rimasti in 6-7 stessi giocatori, hanno sostituito un paio di giocatori con degli altri di grande affidabilità in questo campionato come Tempestini, Nasello, quindi credo trasferta difficilissima, un test difficile, in precampionato abbiamo già perso da loro, quindi dovremo veramente dare il meglio per riuscire a vincere la partita.